Due magliette speciali per celebrare la Cremonese in Serie A, firmate dai grigiorossi e destinate alla famiglia Tognazzi, dal nonno Ugo, che ha sorriso dal cielo, al nipote Tommaso Ugo, figlio di Gianmarco. Oggi abbiamo ricevuto una bellissima sorpresa perché so da Cremona che arriveranno due magliette della Cremonese, una da bambino per Tommaso Ugo, che è mio figlio, che poi è il primo nipote maschio che io ho voluto che si chiamasse Tommaso Ugo, così sarà felice e in più arriverà una maglietta dedicata proprio a Ugo per il centenario della Cremonese con scritto Ugo 100 come numero 1902-2022 che metterò in esposizione alla Casa Museo dove dedicherò tutto un angolo al grande rapporto d'amore tra Ugo, la Cremonese e i Grigiorossi. Da Gianmarco il ricordo, oltre che di un Milan cremonese visto da ragazzo allo stadio negli anni Ottanta, della celebre frase del maestro Ugo, del quale proprio nel 2022 ricorre il centenario della nascita, e non può essere un caso. Lui che era amico intimo con Luzzara, fu una grandissima gioia e lui disse per me il Milan è la moglie e la Cremonese è l'amante. Per cui fece questa battuta e devo dire che seguì le vicende della Cremonese con grande partecipazione. Andammo insieme a Cremona, c'era un grande entusiasmo come quello che immagino c'è in questi giorni. Per la soddisfazione di essere tornati nel campionato maggiore. Mi conferma che suo figlio è un grande tifoso. Stamattina è venuto a svegliarmi commosso dicendo: Papà, siamo andati in Serie A, siamo andati in Serie A, siamo andati in Serie A. E io lì per lì intontito non capivo. E poi mi ha detto: La Cremonese è venuta in Serie A, adesso l'anno prossimo mi devi portare a Cremona a vedere la Cremonese.